Allora, vi avevo anticipato che avremmo passato questa mattinata ancora con una donna, ancora tutta al femminile. Do il bentornata a Maria Marino. Buongiorno Maria. Buongiorno Miri, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata molto importante. Nell'arco dell'anno dovrebbe essere in realtà 365 giorni all'anno, però questo è l'anno, è il giorno designato nel corso dell'anno alla donna. Erroneamente si parla della festa della donna, non è una festa della donna. Vi racconterò durante la preparazione della ricetta, di questa ricetta davvero speciale che ci prepara oggi Maria, da dove nasce la giornata internazionale della donna, che in realtà ha tradizioni veramente molto molto antiche. Siamo alla fine dell'Ottocento e poi c'è tutto un trascorso interrotta durante le guerre mondiali, ripresa poi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale anche qui in Europa, ma ne parleremo poi con calma. Allora Maria, intanto dici subito di che cosa parleremo oggi, nel senso che qual è la ricetta che ci presenti. Allora, proprio per, come hai detto tu, omaggiare oggi le donne, che andrebbero omaggiate tutto l'anno, comunque noi prepariamo un dolce, anche questo semplice, come Bene. sono più o meno le mie ricette, però molto goloso, con un'unica particolarità, almeno nel mio caso, tu lo sai, poi mi piace sempre dare un tocco. Certo. Userò per guarnire il tutto questi ventaglietti di crespelle che noi prepareremo con un miele di mele cotogne. Non è il solito miele che noi conosciamo ricavato dalle api, però è un miele che io ho ricavato dalle mele cotogne durante la preparazione della confettura. Ed è questa qua. Io ho Ed ecco. spostato la bottiglia del latte perché Franco voleva, beh, insomma, è questa in pratica, no? È un prodotto preparato dalla nostra amica che sperimenta. Questi sono tutti i miei fogli degli appunti perché è meglio essere sempre, seguire sempre qualcosa di stabile quando si deve parlare, quando si deve dare un'informazione. E allora Maria, io direi di cominciare subito però con gli ingredienti. Cerchiamo Sì. di specificarli in modo tale che le nostre amiche potranno rivedere la ricetta su YouTube oppure su Facebook oppure sul tuo blog. Sanno però di che cosa stiamo parlando. Va bene? Giusto. Allora, per la preparazione delle crepes noi useremo 125 g di farina 00, due uova, io qui ne ho tre perché non si sa mai, un pizzico di sale. Vanno mescolati assieme e poi man mano diluito il tutto con un bicchiere e mezzo di latte. A questo proposito io potrei, voglio aggiungere che per chi magari è intollerante al latte, Sì, il latte può essere sostituito sostituito. anche dall'acqua. Quindi Chiaro, chiaro. avremo un prodotto più leggero che è al tempo stesso, diciamo, non, per chi è intollerante o per chi dovesse avere qualche problema lattosio, l'andiamo a sostituire. Chiaro. Ecco. Burro? Il burro ci serve soltanto per la padella Ah, nel momento ok. in cui andremo a fare le nostre Bene, crepes. mentre mele, zucchero di canna, uva sultanina, noci e melassa, si chiama così mi pare, vero? O no? Io ho veramente miele di mele Miele cotogne. di mele cotogna. Non lo Boh, so, va non bene. voglio. Le Questo è useremo per il dopo per il ripieno. ripieno delle nostre Per il crepe. Quindi ripieno. base delle crepe, 250 grammi di No, farina. 125 grammi 125 grammi, ho sbagliato subito. 125 grammi di di farina, farina, due due uova, uova, un pizzico di sale e latte, un quanto? bicchiere e Un mezzo. bicchiere e mezzo di latte. Ecco, detta così, la nostra Maria parte all'opera, tutto mescolato qui dentro. Sì. Allora, le crepe crespella, conosciuta anche col termine francese di crepe, è un tipo di cialda sottile, morbida, non croccante, cotta su una superficie rovente e tonda.
Le crespelle vengono farcite di ripieni vari, dolci o salati, arrotolate su se stesse per racchiuderli. L'impasto è a base di latte, uova, farina. La crespella è generalmente considerata una pietanza tipica della cucina francese, tuttavia sono presenti preparazioni simili in vari paesi d'Europa. Suo parente prossimo è il pancake, fanno parte della stessa famiglia anche le gaufre. Il nome proviene dal termine latino crispus, arricciato, ondulato, o dal termine greco crispos, avvolto, arrotolato. Le crespelle condividono le origini di altre preparazioni a cialda e della gaufre, ma l'attuale preparazione con la farina di frumento divenne comune solo, pensate, nel IX secolo. Nel Medioevo erano preparate con acqua e vino al posto del latte. In Francia sono un simbolo tradizionale di amicizia e di alleanza e i mezzadri le offrivano ai loro padroni, servite tradizionalmente in occasione della Candelora, intorno quindi il 2 febbraio esatto, si usava a esprimere un desiderio quando si voltava la crepe nella padella. Va che bella questa tradizione! Quindi quando si gira, pensate a un desiderio, esprimete un desiderio, senza dirlo però, perché si dice che quando si comunicano i desideri non si avverano, chissà come mai. Nella provincia di Teramo, in Abruzzo, esiste un uso diffuso delle crespelle nella cucina locale. In queste zone vengono chiamate scrippelle e vengono usate in vari modi. Ad esempio per la preparazione dei timballi, in sostituzione delle lasagne. Io le ho assaggiate e vi garantisco che sono ottime se sono fatte bene. E io, scusami Mary, le faccio anche a tagliatelle. Esatto, esatto, le ho assaggiate anche così. Le cialde, molto, molto sottili e preparate con uova, farina e acqua, vengono arrotolate con pecorino d'Abruzzo grattugiato all'interno ed irrorate con brodo di gallina bollente. Questa preparazione, molto radicata, prende il nome di scrippelle in busse, tradotto dal dialetto teramese, che significa crespelle bagnate. Si tratta di un primo piatto di carnevale, arrotolate con del formaggio grattugiato e all'interno immerse in un brodo a base di carne o odori vari. Nel Salento vi è la particolarità di farle cuocere più del dovuto per darle una consistenza croccante. In questo modo sono adatte a essere trasportate in una mano per essere consumate come cibo di strada. A dire il vero, come cibo di strada è facile anche trovarle, ripiene generalmente di Nutella. Avete mai visto quelle bancarelle atte a preparare? Lo fanno sotto i vostri occhi, c'è un impasto già pronto. E poi vi chiedono se volete dentro la Nutella, se volete dentro la marmellata. Generalmente le fanno salate, dolci per strada. Però è un prodotto che è appunto, proprio perché è neutro come gusto sapore. In effetti può essere servito anche con un formaggio spalmabile, fettina di specco, fettina di crudo. Brava. Quello che esatto. A nostro piacimento. Oppure, come ha detto prima Maria, perché è vero, io le ho assaggiate anche fatte così, in modo di tagliatelle. Sì, sul mio blog c'ho una ricetta con i piselli, ecco, buonissimi. Oppure con speck e una cremina di parmigiano, una fonduta di parmigiano. Si prestano a mille ricette. Oppure ecco, che sostituiscono proprio gli strati della sfoglia di pasta quando si fa la lasagna. Beh, io ve lo consiglio perché davvero, se riuscite a fare bene questo impasto, vi posso garantire che, al contrario di ciò che si possa pensare, vengono anche molto molto leggere, davvero molto molto leggere. Allora Maria. Sì, mentre tu ci raccontavi, io ho preparato il composto. Vorrei soltanto precisare una cosa per le amiche che magari ci hanno seguito. Avranno visto che io il latte lo versavo un po' per volta, perché questo mi dà appunto il di non far formare i grumi. A questo ci serve anche la frusta, perché nel momento in cui il prodotto, cioè, è semplice, però la preparazione è quella che richiede una particolare attenzione. In effetti noi questo composto adesso, nel momento in cui andremo a preparare il ripieno, va fatto riposare almeno una mezz'oretta. Bene, allora noi facciamo così, intanto che è finita, no? Sì, ho aggiunto. Ok, quindi la preparazione di base delle crepe è terminata.
Allora, intanto mandiamo la pubblicità, riposa il preparato e noi prepareremo invece il ripieno. Poi passeremo alla preparazione vera e propria delle crepe, questo lo faremo in studio e Maria ci farà vedere come poi utilizzarle, come riempirle, come decorarle, come presentare il piatto per essere gustato. Bene, subito dopo la pubblicità ci ritroviamo e torniamo a parlare della Giornata Internazionale della Donna.